Scende in campo la squadra della capitale, campioni d'Italia, campioni d'Italia, campioni d'Italia. Tutti insieme nello stadio, esplosi impazziti a festeggiare lo scudetto, il secondo nella storia della Lazio, l'Olimpico trasformato in una piazza completamente biancoceleste. Calcio e dintorni, il campionato della capitale. Allora, come a tutte le grandi radio, evidentemente ci stanno creando delle difficoltà per un motivo molto semplice, perché Carlo è impegnatissimo in qualcosa dal quale non può prescindere e quindi non lo avremo. Continuano le difficoltà con il maestro Renga, ma comunque lo avremo. In merito, noi abbiamo già attivato una quinta colonna che si chiama Manuela, per poter ovviare, una vera quinta colonna, e sappiamo di che cosa stiamo parlando, per poter risolvere i problemi di comunicazione di Roberto Renga. Ma nel mentre diamo il buongiorno nuovamente a Roberto Renga, maestro. Allora Patrick von Bruck, eccoci Patrick, buongiorno. Buongiorno Marcello, buongiorno Flavio e tutti gli ascoltatori. Buongiorno Patrick. Allora, buongiorno. Adesso proviamo a reinserire Renga nel mentre che Flavio tradizionale rassegna breve stampa. Rassegna stampa delle prime pagine dei tre quotidiani sportivi nazionali. C'è la Gazzetta dello Sport che apre con tiri mancini. Tevez per Eto'o o no? L'allenatore del City spinge l'attaccante verso l'Inter per arrivare al camerunense. Affare difficile, ma non si escludono colpi di scena. Samuel dice no a 20 milioni all'anno da parte dei russi. In apertura, Leo piglia tutto, Pastore va a Parigi per 45 milioni. E poi Europa League in salita, Miccoli salva il Palermo con il Thun 2-2. Poi Juve, ci siamo per Vucinic e c'è Lugano. Il romanista costa 15 milioni, punta centrale o esterno sinistro. Poi parla il Trap, Vidal è fortissimo, Conte ha idee chiare, Allegri mi somiglia. Poi intervista a Lamela, l'argentino al Mondiale Under 20, Roma preparati, l'assist è il mio mestiere. Corriere dello Sport, Pastore, ciao Italia, l'argentino lascia Palermo e passa al PSG di Leonardo per 45 milioni di euro. Raggiunge Menes, Sirigu e Sissoko. Pjanic vuole solo la Lazio, il Lione apre e poi ecco Nilmar parte il piano Roma. Chiudiamo con Tutto Sport che riguarda la Roma di riflesso. Vucinic più Lugano è il titolo a 9 colonne, la Juve è sempre più vicina al montenegrino della Roma e prende quota il difensore pilastro dell'Uruguay, campione del Sud America. Non c'entra niente, ma in appendice io voglio salutare mamma Anna Maria e mentre la saluto la abbraccio. Roberto Renga, allora ci siamo? Ci proviamo? Bene, eccoci qua, via. Allora, continuiamo. No, avevo già avvisato dicendo che se non ci riuscivo mandavo un'email. Vabbè, adesso la mandiamo noi. Andiamo meglio, via. Allora proviamo. Intanto buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti. Ciao Roberto, buongiorno. Buongiorno, c'è Carlo? Carlo no, ha degli impegni che sono improrogabili e imprescindibili. Vabbè, lo saluteremo dopo. E dicevo che prima eravamo arrivati poi al tema dominante, a Totti, a Francesco Totti. In questo momento l'attacco della Roma funziona così, con Totti arretrato, con le due punte esterne avanzate. In questo momento sta provando questo, poi proverà anche altro probabilmente. Dico, questa è esattamente la posizione in cui giocava con Ranieri. Ecco, questo è il problema. Totti in questa maniera, voi avrete notato nelle amichevoli giocate, che non è mai arrivato al tiro, ha tirato soltanto una volta da fuori area o fuori su posizione. Si trova nella stessa posizione tattica che utilizzava con Ranieri. Secondo me, e io penso che magari si parleranno, riusciranno a trovare la soluzione, con le due punte più arretrate, Totti in avanti che poi viene incontro, e possono guadagnarci le due punte esterne e può guadagnarci soprattutto Totti, che non dimentichiamolo, in questa Roma negli ultimi anni è sempre quello che ha fatto più gol di tutti, proprio partendo in quella posizione che è stata disegnata per lui, che in questo momento gli si adatta come un vestito, no, sartoriale. Così come sta giocando non va bene in questo momento, ma attenzione, non è un problema facilmente risolvibile adesso in un momento come questo. Non come è risolvibile? Perché non è quesito da poco, eh? No, certo, no, è un quesito tattico molto importante, perché se ci perdiamo Totti per strada, no? E la Roma ci rimette moltissimo, perché Totti in questo momento è nella stessa situazione dell'anno scorso, quando con Ranieri non riusciva a vedere la porta perché giocava a 20 metri dall'area, quindi giocava a 50 metri più o meno, 40-50 metri dalla porta, e ovviamente ha caratteristiche tali che poi gli impediscono di trovarsi in area, eccetera, eccetera. E poi sapete che in quella posizione deve anche fare molto pressing, no? È quello che
che deve andare subito sul regista avversario. Probabilmente in questo momento si chiedono a Totti cose che Totti non sono, diciamo, nelle caratteristiche di Totti. E questo, devo dire, è il quesito più importante. Perché essendo nato adesso il rapporto, ed essendo così bello tra Totti e l'allenatore, sì, voi, conoscendo Francesco Totti, chi lo conosce lo sa, non sarà mai lui a dire: guardi mister, no, dice, io così sono già trovato male l'anno scorso, eccetera. E non essendoci in questo momento o il Bruno Conti oppure gli tecnici, no, quelli che seguono tutto quanto, che seguivano l'anno scorso e dovrebbero seguire anche quest'anno la Roma, e in questo momento o ci arriva Luis Enrique da solo, ma Luis Enrique è nuovo. Ragazzi, è nuovo, non si può pensare che sia arrivato e sia Einstein, no? È un allenatore molto bravo, molto molto bravo, e che ci sa fare moltissimo con i giocatori. Però in questo momento, certo, che Totti dice: se io gli devo dire qualcosa va a finire che si rompe il rapporto. Allora, noi stiamo sintetizzando le parole di Roberto Renga, che io trovo importantissime, le stiamo anche emanando. Perché? Perché in sostanza in Renga c'è un messaggio che dice praticamente due punti. Enrico, noi siamo tutti con te, noi siamo a promuoverti e ad averti ambito, Renga in primis, quindi siccome siamo consapevoli che tutto potrà essere meravigliosamente snello, facciamo che, per esempio, a Totti parlagli tu, perché lui non lo farà mai, perché? Perché ti rispetta, perché non vuole rompere degli equilibri, perché conosce il suo ruolo. Quindi Luis, fa una cosa, chiama Totti e parlaci te, aprilo tu questo scenario. Questo è quello che sta dicendo Roberto Renga, che mi sembra di molto importante, no? Sì, perché potrebbe essere, almeno io lo reputo anch'io molto importante, perché potrebbe essere un problema, diventare un problema, se c'è incomunicabilità da una parte per rispetto e dall'altra parte pure, perché i due si rispettano profondamente. Sì, bravo. Ma non sono ancora amici fraterni, ovvio, è un rapporto iniziato da 10 giorni. Sì. Totti magari teme che di allargarsi troppo, dicendo: mister, guardi che io gioco più avanti. L'altro magari pensa che sia questa la posizione più congeniale per lui, perché non conosce i 20 anni di storia di Francesco Totti, è ovvio, no? Certo. E siamo assolutamente nella normalità. Ma se si prosegue in questa vicenda di incomunicabilità, l'equivoco. E ci rimette, adesso non dico che ci rimette Totti, ci rimette la Roma. Non c'è dubbio. E quindi, siccome questo è il disegno, ci piace moltissimo, no? Di una Roma dei giovani, di una Roma che attacca, diciamo che ne siamo un po' entusiasti, ecco, diciamo, senza allargarci troppo. Sì. Io personalmente non vorrei che venisse tutto a cadere per un equivoco o per la mancanza di dialogo per rispetto, attenzione, per educazione, per rispetto, non per antipatia, perché invece c'è un feeling straordinario. Quindi, da parte di tutti. Certo. Quindi, ecco, ricapitolando, c'è la squadra che ancora non lo segue per mancanza, per l'anno sabbatico, perché in questo momento non c'ha la forza nelle gambe, e perché anche mentalmente è abituato a un altro tipo di gioco. Non riesce a seguirlo, ma lo vuole fortemente, per cui ci si arriverà, sicuramente ci si arriverà. Ma non si deprima se li vede che non ce la fanno in questo momento, è normale, certo, è normale, certo. Ce la faranno. E poi dopodiché quelli tattici dei stopper lasciati troppo soli, quello si risolve da solo, se ne accorge che in Italia se lasci due giocatori uno contro uno ti fanno gol tutti, no? Questo è normale, non siamo in Spagna dove c'è un atteggiamento tattico completamente diverso, qui si gioca sul contropiede, sulla difesa. E poi c'è questo problema di Borriello che, secondo me, ma anche secondo tanti, non si trova in quella posizione, quindi ritorniamo al problema dell'anno scorso e quello principale della posizione di Totti. Questa è la sintesi. Mi sembrano molto importanti le parole di Roberto Renga per un motivo molto semplice, perché sono corredate da positività, sono vestite... Ah, non lo sto polemizzando, certo. No, lo voglio precisare, sono vestite dell'abito della costruzione, no? della positività. Patrick, un tuo commento. Sono d'accordo sull'importanza di questo ragionamento, perché è centrale sia su Totti che su Borriello. Stamattina ho letto anche il pezzo, mi sembra, di Mimmo Ferretti sul Messaggero, che parlava della stessa della posizione in particolare di Borriello, che potrebbe portare alla successione su Totti. Però secondo me è vero che è lo stesso identico ruolo che gli ha cucito addosso Ranieri inizio stagione scorsa, e dove Totti ha fatto fatica, molta fatica, fino a Natale più o meno
Però è anche vero che l'anno scorso l'allenamento era diverso, ne abbiamo parlato mi sembra ieri mattina o l'altro ieri mattina, proprio con il carico di lavoro molto sì, molto diverso sì. E Totti all'inizio della scorsa stagione entrava molto meno diciamo nelle nel gioco di quanto non ha fatto per esempio adesso in queste piccole partite, cioè l'ho visto toccare moltissimi palloni in più rispetto a quelli che toccava l'anno scorso, anche se secondo me, e lì sono assolutamente d'accordo con Norberto, lui è meglio da prima punta, ma lo dice la sua storia, lì quando la centravanti ha una media gol che è una cosa pazzesca, 0,62, 0,64 a partita, che è una roba che nessun attaccante italiano ha. E quindi sono d'accordo che loro si debbano parlare, anche se credo che a differenza di Ranieri, Luis Enrique abbia spiegato un pochino meglio la posizione che deve avere Totti in campo di quanto non abbia fatto Ranieri l'anno scorso, però è giusto secondo me quello che sta sottolineando Roberto, mentre su Borriello quello non è il ruolo suo. Allora io voglio ulteriormente fare un inciso su queste parole, perché questa è un'informazione ad altissimo livello nella persona di Roberto Renga, che si spende a favore della causa giallorossa e si spende con il sapere di calcio, come Roberto Renga dimostra nel suo svolgere di professione, e lo indirizza naturalmente alla causa della Roma. Non si tratta di problematiche, non si tratta di cose assolutamente insormontabili, si fa portavoce Roberto Renga, unitamente poi ad altri colleghi che in merito hanno scritto e continueranno a scrivere, di un viatico di risoluzione a quelli che non sono problemi, attenzione, sono pedine da sistemare al meglio in un puzzle che poi deve essere la migliore immagine della Roma. Questa è la sintesi di quello che stiamo dicendo. Probabilmente il fatto che poi Luis Enrique abbia delle timidezze reverenziali nei confronti di questi grandissimi campioni, le ricordate tutte le parole dell'Asturiano nei confronti di Totti, De Rossi, eccetera, gli impediscono magari di andare lì. Come ha suggerito Roberto, deve esattamente fare questo, prenderli, perché loro debbono essere trattati in questo modo, e farci un colloquio a quattro occhi, a sei occhi, eccetera, eccetera, e dire, dunque, ragazzi, come ne veniamo fuori per farvi stare al meglio in campo? Tutto qua, semplicemente questo, no? Che poi c'è anche una cosa, scusami Roberto, Bojan, quando ha giocato a Barcellona, in particolar modo, particolarmente quando ha giocato di più e ha fatto meglio, secondo me non l'ha fatto da punta centrale, piuttosto che non quando magari partiva. E considerando com'è il calcio italiano, adesso immagino la Juventus, per esempio, che sulle fasce un po' più debole che non centralmente, secondo me può essere devastante Bojan, che parte diciamo in una posizione un po' più decentrata, magari anche un pochino più da dietro, lui è la mela, con Totti che è quel riferimento, non riferimento perché non dà punti di appoggio ai difensori avversari, secondo me è proprio migliore così l'attacco della Roma, anche per le caratteristiche di Vabbè, poi attenzione perché ci deve essere rispetto delle idee dell'allenatore, cioè voglio dire, indipendentemente da quello che tratta Renga, che lo tratta in maniera alta e lo tratta a favore del progetto, perché qui parliamo, lui giustamente ha detto prima, ma voglio arrivare a Totti perché è l'argomento più importante, e così è, in realtà è questo il problema. Poi dopo il resto c'è l'allenatore che ha le sue idee, che ha la sua volontà di realizzarle. Renga giustamente dice, aspetta, attendili sti ragazzi, perché non è che non ti vogliono seguire, loro lo vogliono più di te, dagli la possibilità di poterlo fare, aspetta che siano in condizione di poterlo fare, tutto molto semplice. Sì, ma ce l'ho, anche perché io ho fatto questo discorso questa mattina, perché temo che lui si possa un po' deprimere, no? In questo momento, perché è ovvio, anche se dice pubblicamente, dice determinate cose, no? Stiamo procedendo, eccetera, ha visto anche lui, no? Quel primo tempo, ha visto tutte le partite, le amichevoli, gli allenamenti, eccetera. Quindi potrebbe avere la sensazione che la Roma fatica un po' troppo, però ci sta, ecco, è normale, perché sono abituati da tanto tempo a giocare in un'altra maniera e perché fisicamente vengono da un anno vuoto, quello che abbiamo chiamato prima un anno sabbatico. Voglio dire di più, però. I giocatori lo seguono in tutto e per tutto, ecco, di questo si deve tranquillizzare. Roberto, per quanto stiamo guardando in giro, stiamo vedendo in giro, vedi anche il Milan, gli altri non è che stanno molto meglio, perché qui parliamo delle squadre
squadre più titolate che ieri abbiamo visto anche quotate. No, certo, perché però è la Roma l'unica che fa una rivoluzione vera. È vero. No? Perché l'Inter ha cambiato modo di giocare con la difesa, invece della difesa 4, la difesa 3, insomma, diciamo, in confronto alla rivoluzione vera che sta facendo la Roma è una cosa addirittura banale. Sì. La Juventus sta cambiando anche modo nei giocatori, ma è niente in confronto a quello che sta facendo la Roma. Che ha un allenatore nuovo, avrà dei giocatori nuovi anche, molti nuovi che ancora non ci sono, ma ci saranno, e ha dei giocatori che vengono da un anno sabbatico, da un anno di riposo mentale e fisico. Quindi è una condizione a sé stante proprio. Sì, sì, è diversa dalle altre. E io non vorrei, allora, questa è una retorica che ci piace a tutti.